Fiorentina in campo anche oggi, dopo l'ottima prestazione contro il Parma di Donadoni. I viola sono tornati ad allenarsi nel pomeriggio per scaricare le fatiche accumulate nei 90 minuti disputati tra le mura del Franchi e iniziare la preparazione alla storica sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 18 a Torino. Stamani invece a Milano si è tenuto il solito confronto tra capitani, allenatori ed arbitri di Serie A, presenti per la Fiorentina ovviamente mister Montella e capitan Pasqual. In serata alle 18.30 sempre a Milano si svolgerà la premiazione della prima edizione del cartellino viola. La giuria ha infatti deciso all'unanimità di assegnare il premio finale della prima edizione a Simone Farina, ex calciatore del Gubbio, ora membro dello staff tecnico dell'Aston Villa.